Oltreoceano, in viaggio con la moda a New York. La potenza della musica, Will.i.am, detta moda. Ancora moda da Milano. Le donne più sexy del pianeta. Giovani, moda e comunicazione. Stile occidentale su riviste arabe. Visitiamo le passerelle milanesi. A dire la verità non vedremo passerelle, ma presentazioni statiche in luoghi molto speciali di Milano. Subito. Milano Moda Donna, come ogni edizione, diventa anche l'occasione per scoprire luoghi della città non sempre accessibili. Alcune case di moda, infatti, preferiscono una presentazione statica dei loro capi alla classica sfilata e lo fanno in posti speciali. Il ritorno di un gran nome degli anni 50, quello di Emilio Schubert, che vestiva donne del calibro di Sophia Loren, Roisin Bacall e Vita Peroni. Oggi di nuovo in auge in mano ad un team stilistico fresco e creativo. Giovani che portano avanti con onore e determinazione il Made in Italy. Emilio Schubert non ha bisogno di essere proposto come storia, come quello che ha rappresentato nel nostro paese, in Italia, perché lo conoscono nel mondo. Lui era legato al cinema, il primo che stringe un contatto con Cinecittà per poi andare in America con la Metro-Goldwyn-Mayer, dove veste numerose attrici, quindi un precursore. Sto tentando di farlo essere di nuovo un brand che ritorna e metterlo al pari di tanti altri brand, con la caratteristica di essere un brand made in Italy. Ho tentato di coniugare quella che è il mio credo in questo progetto, che è la couture, con una prima linea di prêt-à-porter che comunque è ben fatta, sartoriale, che ricorda la couture. D'altra parte siamo nel 2007, quindi nella modernità utilizziamo le nuove tecnologie, i ricami ho sostituito i tessuti di jacquard, sete, cotoni, duchesse e quant'altro. Sono quelle ispirate agli anni 50, le acconciature sono anni 50 perché erano gli anni 50 in cui nasceva la moda italiana con Giambattista Giorgini che portava a sfilare i più grandi nomi, sorelle Fontana, Emilio Schubert, Pucci che allora sfilavano insieme, Iole Veneziani, quelli che hanno fatto della moda quello che era il laboratorio sartoriale portandolo per primi in passerella. Insieme a tessuti molto operati presenta anche molti chiffon, quindi una grande leggerezza perché si ha voglia di essere non più appesantiti dalle problematiche, quasi un messaggio. D'altra parte la moda è un fatto sociale, è un messaggio che nasce dalle sensazioni del momento. E le sensazioni del momento quindi ci fanno presentare questo Emilio Schubert oggi in questo modo. Sei tu, solo tu, quel desiderio. Questa maison si preoccupa di dare spazio ai giovani, perché io penso che nella moda la creatività dei giovani sia fondamentale in un team di lavoro ben assortito tra esperienza, tradizione e innovazione. Zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu. Oggi la donna
quella di 20 anni, 18, ha tutto il diritto di sentirsi con un abito addosso come crede di dover essere. E l'abito non è la donna, l'abito che fa la donna, ma è la donna che fa l'abito. D'altra parte, Schubert era un sarto che di ogni diva faceva una donna, di ogni donna faceva una diva. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo. Noi speriamo che ogni donna possa sentirsi diva in un abito giusto, che non la faccia sentire troppo ingombrante, ma con un messaggio diverso, che la sartorialità, l'abito ben costruito, fatto bene, può vestire qualsiasi donna. Quindi la moda deve occuparsi anche di questo ed è un messaggio che bisogna lanciare. Our hearts are close together. This tune is ours forever. Zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo. Means that I love you.